si è appena conclusa la visita a Lampo del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca qui all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Il presidente è intervenuto per la riattivazione oggi, mercoledì 16 giugno, del pronto soccorso che era stato dismesso nei mesi scorsi per la gestione dell'emergenza sanitaria. Nessun annuncio alla stampa della visita del governatore questo pomeriggio, tant'è che questa mattina ancora c'erano operai al lavoro in pronto soccorso per sistemare gli ultimi dettagli in attesa appunto del governatore, e quindi la struttura, il pronto soccorso, non era fruibile ancora alla cittadinanza, come invece annunciato ufficialmente nella giornata di ieri dall'ASL. Questo pomeriggio c'erano anche rappresentanti della politica, in particolare il vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e tutti i vertici dell'ASL. L'auspicio di questo territorio, di questa cittadinanza, è che a partire da oggi segua un effettivo rilancio di questa struttura, un rilancio agognato e atteso da tantissimi anni. Riapertura del pronto soccorso. No, diciamo che il pronto soccorso era aperto, abbiamo fatto innanzitutto una visita per ringraziare tutto il personale medico, infermieristico, amministrativo per il lavoro di questi mesi. Poi abbiamo realizzato due posti nuovi di terapia intensiva, 6 di terapia semi-intensiva, con un investimento importante. Ci prepariamo a fare i lavori per il terzo e quarto piano, quindi questo diventerà davvero un ospedale bellissimo, dovremo fare anche dopo decenni i lavori di ristrutturazione. Ha retto molto bene l'ondata Covid l'ospedale, perché per 6 mesi è stato un punto di riferimento per i pazienti Covid. Oggi si è svuotato il reparto, quindi riprendiamo appieno l'attività ordinaria. Beh, era doveroso venire a ringraziare il personale e confermare l'impegno a potenziare e qualificare sempre di più l'ospedale di Torre del Greco. Grazie. Questo territorio attende un rilancio da anni che finalmente dunque arriverà. Credo proprio di sì, ce la stiamo mettendo tutta, con investimenti nelle infrastrutture, nella sanità, nei settori produttivi, nell'ambiente. Abbiamo dato un'occhiata al panorama dall'ultimo piano dell'ospedale, è uno dei posti più belli del mondo. Stiamo lavorando per avere il mare pulito e balneabile tutto l'anno, ormai siamo a un passo. Stiamo completando la rete di depurazione, di reti fognarie. Abbiamo tutto quello che ci serve per avere anche una prospettiva di lavoro per i giovani di queste nostre zone. Ce la stiamo mettendo tutto. Grazie. Direttore generale Sosto, oggi la visita a Lampo del governatore della Campania De Luca per la riattivazione del pronto soccorso. Come è stato organizzato? Beh, guardi, siamo ripartiti con il pronto soccorso. In realtà quello che volevamo dare era proprio un senso di rinascita, dopo un periodo che è stato devastante, dopo mesi che sono stati molto difficili e complessi, soprattutto per chi ha gestito questa pandemia, questa situazione di estrema difficoltà che è stato il Covid. Adesso questo è un momento di rinascita, quindi la voglia di ritornare alla normalità, normalità che abbiamo bistrattato sempre quando l'abbiamo avuta, oggi aneliamo a ritornare alla normalità, per cui la riattivazione di un pronto soccorso che riprende corpo meglio, posso dire, di come quando ha chiuso, perché sicuramente abbiamo potenziato con delle presenze numeriche. Ecco, come è stato organizzato il lavoro degli operatori? Quali figure specialistiche ci sono all'interno? Guardi, all'interno del pronto soccorso ci sono gli specialisti di pronto soccorso, quindi le persone che sono all'interno sono il personale che è dedicato al pronto soccorso, non c'è una specialità precisa all'interno del pronto soccorso, ma è un momento come un PS di base, come quello che abbiamo in questo ospedale, un momento nel quale noi accettiamo l'emergenza, gestiamo l'urgenza e poi demandiamo ad attività, quando non sono presenti sul sito, ad altre location nel momento in cui dobbiamo gestire delle criticità particolari. Naturalmente una frattura di femore, abbiamo l'ortopedia, viene gestita in loco. Naturalmente uno scompenso, una situazione gestibile dal punto di vista della medicina, abbiamo una valente figure all'interno del reparto di medicina che ci hanno aiutato in un momento di estrema difficoltà come era il Covid, su cui non c'era nessuna tipologia di specializzazione, eppure abbiamo retto più che bene e abbiamo dato dimostrazione come professionalità di ciò che si riesce a fare. Adesso sicuramente reggeremo l'urto di questa nuova fase. Naturalmente
situazioni di particolare specializzazione vengono invece spostate all'interno della rete, per come è organizzata la rete ospedaliera. Avete previsto anche dei posti di subintensiva? Sì, sono in fase di realizzazione, io credo che nel mese di luglio saranno attivati i lavori perché sono già stati appaltati, quindi anzi oggi dovrebbe esserci presente proprio la ditta che è già stata individuata per l'avvio dei lavori di 6 posti di terapia subintensiva che saranno prospicienti al pronto soccorso. Per cui dopo l'accesso al pronto soccorso ci sarà l'eventuale stazionamento in subintensiva nel momento in cui abbiamo delle situazioni da dover determinare all'interno della terapia subintensiva. E ci sarà il potenziamento invece in fase 2 dei reparti di chirurgia. Medicina già è un ottimo reparto, lo abbiamo potenziato durante il Covid e quindi quei potenziamenti rimarranno, aiuteranno, amplieranno l'offerta di posti letto che già c'era precedentemente, e in previsione la ristrutturazione del terzo piano e del quarto piano già in questa prima fase, e speriamo di riuscire anche a fare anche il quinto piano magari con i ribassi d'asta, perché l'investimento è di circa 6 milioni, quindi contiamo di riuscire a recuperare risorse per concludere una prima fase che è la ristrutturazione di tutto questo corpo, nel quale concentrare le attività di degenza, cercando di arrivare a un centinaio di posti letto attivi da qui ad un anno.